Insomma, da meno di 2 ore siamo entrati nel mese di marzo, un mese che insomma fa un po' da cerniera fra l'inverno e la primavera. Si comincia un po' a sentire qualcosa nell'aria, anche se in molte regioni nevica, insomma il tempo è piuttosto brutto ancora. Ma comunque, insomma, come diceva qualcuno, il peggio sembra essere passato. E in Sicilia i mandorli sono in fiore e a questa splendida cosa che si ripete ogni anno è dedicata un festival, una festa importante e ce ne parla in questa scheda Carmelo Lazzaro. Dal frutto dei mandorli di Agrigento, autentiche dolci opere d'arte, cultura, maestria e creatività diventano un tutt'uno e si trasformano in un evento enogastronomico di particolare richiamo e suggestione. È il Mandorla Fest, iniziativa del distretto turistico Valle dei Templi, l'esaltazione della mandorla, ingrediente principe della pasticceria tipica siciliana, sempre più utilizzata in cucina. In occasione della festa del patrono di Agrigento, San Gerlando, ed in contemporanea con la sagra del mandorlo in fiore, importante kermesse del folklore internazionale, il Mandorla Fest ha vissuto l'anteprima dell'evento che proseguirà nei prossimi weekend. Nel chiostro chiaramontano del seminario arcivescovile, apprezzate degustazioni, laboratori, esposizioni e il primo concorso regionale di cake design, come spiega l'amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino. Molto, molto interessanti perché di fatto abbiamo avuto la presenza di oltre 50 pasticceri provenienti da tutta la Sicilia, di cui 35 professionisti e 15 allievi pasticceri provenienti da 7 province su 9 siciliane. Professionisti che hanno chiaramente arricchito quello che era l'anteprima del Mandorla Fest. In concorso, perché abbiamo distribuito due concorsi in evento, uno dei professionisti e uno degli appassionati, oltre 20 le opere che sono state in gara, oltre queste 15 fuori concorso. In termini straordinari, la presenza anche delle persone, perché nel solo fine settimana abbiamo avuto oltre 2.000 visitatori, di cui il 30% turisti. Da qualche anno era stato trascurato quello che era l'aspetto agroalimentare della mandorla, che aveva poi dato frutto a questo straordinario festival internazionale del folklore, e noi da 2 anni abbiamo rimesso al centro la mandorla, analizzando da ogni punto di vista, dal punto di vista scientifico, grazie alla collaborazione dell'ESOATI, dell'Assessorato regionale alle risorse agricole e alimentari, dal punto di vista enogastronomico, quindi dal punto di vista anche di business e di economia che gira attorno alla filiera della mandorla, e poi una chicca che abbiamo messo al centro, ossia l'enogastronomia, quindi il turismo enogastronomico legato alla mandorla, con le diverse elaborazioni e lavorazioni con risultati straordinari dal punto di vista non solo artistico ma anche enogastronomico della lavorazione della mandorla. Tra le splendide creazioni artistiche in pasta di mandorla, anche la grande riproduzione della cattedrale di Agrigento, adesso in esposizione nel locale Museo Diocesano, realizzata dagli allievi pasticceri del Centro Studi Creapolis, vuole essere un preciso richiamo, afferma Pendolino. La cattedrale di Agrigento è chiusa dal 2010 per problemi idrogeologici, quindi di dissesto idrogeologico. Abbiamo chiesto durante questo evento, che voleva essere chiaramente una proposizione positiva alla città con la mandorla, di fare una provocazione che però non fosse una solita protesta. Volevamo lasciare un segno positivo. Abbiamo chiesto agli allievi, dal maestro Lillo Chianetta e coordinati anche da Giovanni Mangione, Master Chef, tutti e due di grandissimo valore e qualità, di realizzare una cattedrale, o meglio, la cattedrale di Agrigento in miniatura, che è 2 metri e 20 di lunghezza, oltre 1 metro e 20 di larghezza, 95 centimetri di altezza. All'interno noi troviamo la mandorla come prodotto principale e poi chiaramente delle rifiniture in cioccolato fondente, quali per esempio le campane, la torre campanaria fatta in maniera eccellente e precisa. Alla realtà sono stati poi il fiore all'occhiello, diciamo, di questo evento che ha richiamato e ritengo che continuerà a richiamare fruitori. Dopo l'anteprima, il distretto turistico Valle dei Templi lavora al Mandorla Fest che si svolgerà ad Agrigento in più date nei prossimi fine settimana. L'obiettivo è la valorizzazione del prodotto mandorla e incrementare un evento che per Gaetano Pendolino può costituire un valido elemento di promozione turistica in una delle più belle località della Sicilia. Creare lo stimolo ai turisti di arrivare nella nostra località stimolati dall'aspetto enogastronomico della mandorla, ma poi chiaramente per ammirare e apprezzare tutto quello che c'è attorno alla mandorla, così come la valle, così come le riserve naturali, così come i castelli chiaramontani, il grande patrimonio artistico-culturale, i centri storici, i borghi medievali, insomma, veramente qualcosa di straordinario, per cui è veramente un'opportunità da non perdere. Un motivo in più è chiaramente la sagra del mandorlo in fiore, che avrà svolgimento dal 6 al 16 marzo, esattamente dal 6 al 10
marzo con il Festival Internazionale dei Bambini del Mondo e poi dal 13 al 16 marzo con il Festival Internazionale del Folklore. Sono momenti importanti e questo chiaramente è arrivato alla 69esima edizione, per cui una storia alle spalle molto interessante che certamente potrà trasformare questo evento in un'opportunità di conoscenza del territorio, della storia del nostro territorio, ma anche di altri popoli che grazie alla saga del Mandolin Fiore si incontrano nella città della pace sotto il Tempio della Concordia.